Fate live con StreamYard, invitate, mandate il link ai vostri ospiti, ma che cosa vedranno sulla loro schermata? Come potranno utilizzare il loro telefono o il loro computer? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti su Social Video Marketing, io sono Manabi e come ogni giovedì alle 13 siamo qui per approfondire come realizzare social video sempre più efficaci da inserire nelle strategie marketing delle nostre attività. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi prossimi video e anche per aiutarmi a sostenere il canale, che puoi fare anche con un like e un commento su magari quelli che sono i prossimi video che vorrei portassi sul canale. Ti ricordo che su mobilevideomarketing.it puoi scaricare la guida definitiva per realizzare video efficaci con il tuo telefono. Ma buttiamoci immediatamente in quello che è il video di oggi, parliamo ancora di StreamYard, mi avete fatto tantissime domande su quello che è stato il primo tutorial, siamo arrivati oltre le 500 domande, un lavoro incredibile nel rispondervi e uno degli argomenti che non avevamo ancora trattato è che cosa vede il nostro ospite. Per cui nel momento in cui inviamo il link al telefono o al computer del nostro ospite, che cosa vede, come utilizza la sua schermata, eccetera eccetera. Per cui buttiamoci immediatamente sul computer e andiamo a vedere come operare. Prima di iniziare una piccola nota, ho fatto tutta la registrazione con registrazione dello schermo del computer, dell'altro computer, della camera, ma non mi è partita la registrazione dello screen del telefono, per cui sto registrando adesso lo screen del telefono e per cui se le immagini non sono sincrono durante il tutorial sapete qual è il motivo. In ogni caso poco cambia. Buon video. Abbiamo già aperto StreamYard, abbiamo creato una nostra destinazione per cui andiamo ad aprirci il nostro tutorial di StreamYard. Eccolo qui, facciamo Enter Broadcast Studio e siamo all'interno della nostra regia come abbiamo già visto nell'altro video. Qui aggiungiamo il mio stream e per cui adesso invitiamo i nostri ospiti e io qui davanti a me ho preparato un iPhone e un Mac in maniera tale da potervi far vedere che cosa vede l'ospite nel momento in cui riceve il link d'invito sul proprio telefono o riceve il link d'invito sul proprio computer. Per cui per invitare il nostro ospite non facciamo altro che andare su Invite, copiare il nostro link e a questo punto col servizio di messaggistica che preferiamo possiamo inviare appunto il link. Io vado a inviarmi il link via Telegram e a questo punto vado ad aprire il mio link sul telefono. Ho aperto, eccolo qui, il mio link. Allora, guardate che cosa succede. Allora, se voi cliccate con la maggior parte dei servizi di messaggistica, vedete che viene aperto il link direttamente col browser integrato di quel servizio di messaggistica. Questo vi sconsiglio di utilizzare questa modalità perché potrebbe dare difficoltà. A questo punto, allora, qui sopra io ho la possibilità o logicamente copio e incollo il link all'interno del browser che io utilizzo, altrimenti posso cliccare direttamente su Safari. Nel momento in cui clicco direttamente su Safari, quello che succede è che mi dice please host the broadcast on your laptop o desktop. Quindi che cosa vuol dire? Che in questo momento non mi sta facendo funzionare StreamYard perché la regia deve essere fatta per forza da computer, ma in questo momento essendo io loggato all'interno del mio account StreamYard anche sul telefono non me lo fa aprire, per cui andiamo ad aprire una finestra privata e a questo punto avevamo già lanciato il link in precedenza. Ecco qui che la prima cosa che chiede al nostro ospite è di abilitare il microfono e la camera, per cui clicchiamo su Allow. A questo punto ecco qui che mi fa il check della camera e mi fa il check del microfono. Posso mettere il mio nome e in questo caso mettiamo iPhone per distinguerli. Facciamo fine e entriamo nel Broadcast Studio. Ecco qui che siamo entrati nel Broadcast Studio. Live to stream. Chiudiamo l'audio e abbassiamo al massimo il volume per evitare che ci sia un casino esagerato. La stessa cosa la andiamo a fare direttamente anche sul computer.
Ecco qui il nostro link sul computer, ce lo copiamo e ce lo andiamo ad aprire col nostro browser. E anche in questo caso, visto che probabilmente sul computer sono loggato come regia, per evitare di entrare in doppia regia, ci andiamo ad aprire anche qui una finestra di navigazione in incognito, in maniera tale da simulare il corretto ospite. Ok, in incognito mi dà che non ho accesso alla camera e al microfono, per cui gli diamo l'ok, diamo consenti ed eccoci qua, anche con questa schermata in cui gli scriviamo MacBook, mettiamo magari una tra la M e la C ed ecco qua. Ecco quindi, mettiamo in muto, ecco quindi la schermata che il nostro ospite vedrà nel momento in cui si connette dal proprio computer, mentre prima abbiamo visto quella da telefono. Allora, ci aggiungiamo qui anche la mia modalità, che è bellissimo vedere tre me inquadrato da tre punti differenti, ma noi torniamo qui e che cosa facciamo? Andiamo semplicemente in Go Live, in maniera tale che vi faccio vedere alcune funzionalità e che cosa vedono effettivamente i nostri ospiti sia sul telefono che sul computer. Nel momento in cui noi, per esempio, postiamo un commento e facciamo un commento di prova e lo pubblichiamo il nostro commento, ecco il nostro commento qui, e quello che succede è che nel momento in cui siamo da computer, sulla destra il nostro ospite vedrà la private chat, ma si potrà spostare anche sul live comments, e per cui su questa tab vedrà tutti i commenti che vengono fatti in diretta. Stessa cosa invece sul telefono, in modalità leggermente differente, perché nel momento in cui siamo in questa schermata il nostro ospite vedrà solamente se è nello show qui sulla destra, quindi vedrà "you are in the show" e vedrà quelli che sono i comandi sotto. Facendo un tap sul video scompaiono i programmi, rifacendo un tap sul video andiamo ad aprire la chat, e a quel punto in sovraimpressione vedrà la private chat oppure il live comment. Ecco qui che anche dal telefono abbiamo l'opportunità di vedere effettivamente quelli che sono i commenti. A questo punto chiudiamo la chat e andiamo a vedere un'altra cosa. Se io in questo momento dovessi rimuovere i miei ospiti dalla messa in onda perché non voglio pubblicarli in questa maniera, oppure perché voglio far entrare delle altre persone, io non faccio altro che andarli a rimuovere dallo stream, e di conseguenza guardate che cosa succede. Dal telefono inizierò a vedere "tu sei nel backstage". Ecco qui sulla destra che mi dà l'opportunità di vedere che sono appunto nel backstage. Stessa cosa avviene anche da computer. Da computer, di fianco alla mia schermata, vedo proprio il messaggio "sei nel backstage". Io che cos'altro posso fare qui da computer, per esempio? Posso rimuovermi volendo dallo stream, oppure posso scrivere un commento attraverso la live chat. Mettiamo "commento dal MacBook", clicchiamo su send e andiamo a vedere qui, io che sono in regia, che si illumina di rosso la private chat e mi dice che è arrivato un commento dal mio ospite col MacBook. Stessa cosa ecco qui sul telefono, che vedo la chat che si è illuminata e la private chat, ecco il commento dal MacBook, ma andiamogli a mettere anche un commento dall'iPhone. Ecco qui dalla nostra regia che è arrivato il commento dall'iPhone, e nuovamente anche nella private chat da computer è arrivato il commento dal MacBook. Ok? Mandiamo anche un commento dalla regia. Inviato, eccolo di qua. Ecco il commento dalla regia. Ecco il commento dalla regia anche sul telefono. Come vedete, mi distingue a destra, a sinistra, mettendomi sulla destra e illuminati di azzurro quelli che sono i messaggi che sono inviati da me, e sulla sinistra in grigio mi mette i messaggi che sono inviati sostanzialmente dagli altri. Chiudiamo i live comment al telefono. Che cos'altro può fare il nostro ospite? Dall'ingranaggio Cam Mic da computer ha la possibilità di modificare la sua camera se ne ha altre.
di modificare la risoluzione della sua camera, in questo caso la teniamo bassa perché stiamo sovraccaricando la linea, ha la possibilità di modificare il proprio microfono, di disabilitare volendo l'ottimizzazione dell'audio, che io vi sconsiglio di far fare al vostro ospite, e eventualmente, se ha il green screen, sostanzialmente di impostare le impostazioni appunto per il green screen. Andiamo a chiudere qui. L'altra cosa che può fare il nostro ospite è shareare lo screen. Nel momento in cui chiediamo lo share screen, ci dice StreamYard che è più facile poter fare lo sharing con due monitor e che lo screen sharing funziona bene con un buon computer, e che per fare lo share audio dobbiamo utilizzare Chrome condividendo una scheda di Chrome e abilitando sostanzialmente il flag per quanto riguarda l'audio. Andiamo ad aprirci delle slide a caso. Andiamo a prendere queste slide che sono in PDF, ce le apriamo direttamente con la scheda di Chrome, clicchiamo qui per poterle manovrare facilmente, torniamo su StreamYard e che cosa facciamo? Facciamo share screen, clicchiamo su share screen, scegliamo la scheda di Chrome. Ed ecco che qui sotto, volendo, se volessimo condividere l'audio, dovremmo anche cliccare qui. In questo caso noi semplicemente facciamo così. Ed ecco che noi, in questo caso, da ospiti, stiamo sharando le nostre slide. Ok? Per cui torniamo in regia. In regia che cosa è successo? È comparsa anche, appunto, il MacBook screen. Per cui noi clicchiamo ed ecco che ci sono le nostre slide. Come vedete ci sono delle bande grigie laterali, noi che cosa possiamo fare? Dobbiamo ridimensionare la scheda di Chrome per fare in modo di far sparire le bande laterali. Ci siamo quasi. Ecco che abbiamo praticamente fatto sparire i bordi. E per cui in questo caso il nostro ospite potrà continuare a girarsi le sue slide. Allora, nel momento in cui stiamo condividendo dalla scheda di Chrome, se noi volessimo riuscire a dividere il nostro schermo per poter vedere sia la nostra immagine, vedere i commenti, eccetera, eccetera, e mostrare anche le slide, quello che dobbiamo fare è sganciare la nostra scheda. La sganciamo in questo momento. La rimpiccioliamo, perché anche se la rimpiccioliamo, in ogni caso StreamYard ce la prenderà come grande. Adesso vi faccio vedere. La ridimensioniamo, ce la mettiamo laterale. Andiamo a cliccare fuori per far sparire. Eccola qui. E di conseguenza ci teniamo la scheda con i nostri commenti, la nostra preview, eccetera, eccetera. Che cosa facciamo? Semplicemente da Mac, quello che possiamo fare è facciamo mela tab o comando tab. Semplicemente da Mac quello che facciamo è abilitiamo la scheda di Chrome, teniamo abilitata la scheda di Chrome con un clic nella parte superiore della scheda e semplicemente con le nostre frecce destra e sinistra possiamo continuare a girare le slide. Per cui sulla sinistra ci teniamo quella che è la nostra anteprima, ci vediamo quella che è la private chat e sono i commenti, ma di conseguenza possiamo continuare a girare le nostre slide e per cui a poter continuare a mantenere quello che è il nostro intervento. Vi suggerisco di utilizzare le schede di Chrome perché la compatibilità con StreamYard è decisamente elevata, per cui se avete una presentazione realizzata in PowerPoint o in PDF, ok, avete due strade: o la realizzate in PDF, la esportate in PDF e la sharate come sto facendo io in questo momento, oppure semplicemente utilizzate le presentazioni di Google all'interno di Google Drive. E che cosa fate? Prima
mettete in condivisione lo schermo utilizzando la scheda di Chrome e di conseguenza andate a mettere in modalità tutto schermo. In questa maniera StreamYard vi riconoscerà perfettamente solo la scheda di Chrome come a tutto schermo, senza far andare a tutto schermo tutta la scheda. A questo punto diciamo che vogliamo abilitare anche l'ospite e andiamo ad aggiungerci anche il nostro ospite da computer. Ecco qui che abbiamo anche il nostro ospite dal MacBook, anzi per riconoscerli vi metto anche sotto il brand i nomi, eccoli qua. E a quel punto possiamo giocare con le nostre slide e sostanzialmente il nostro ospite. Aggiungiamo anche l'ospite da telefono, che l'ospite da telefono non ha l'opportunità di poter condividere e di poter sharare lo schermo del proprio telefono. Con questo abbiamo visto praticamente tutte le funzionalità che i nostri ospiti possono avere da computer e da telefono, e vi suggerisco prevalentemente per quanto riguarda il computer di utilizzare come browser Chrome, perché ha la migliore ottimizzazione per quanto riguarda StreamYard. Per quanto riguarda il telefono, se utilizzate iPhone dalla versione di iOS 12 se non mi sbaglio, il browser ottimizzato invece è Safari, da utilizzare esattamente nella modalità che abbiamo visto in questo video. E con questo abbiamo visto praticamente le maggiori modalità in cui il nostro ospite, nel momento in cui facciamo una live con StreamYard, si troverà a vedere dal proprio dispositivo, sia esso un computer o un telefono. Se ci sono ulteriori domande, cose che non vi ho mostrato in questo video, eccetera, eccetera, scrivetemelo nei commenti, magari aggiungeremo un ulteriore video per quanto riguarda StreamYard. Non solo, tenetevi pronti, perché proprio per quanto riguarda StreamYard, a brevissimo ci saranno delle novità molto interessanti che vi andrò a pubblicare direttamente nelle descrizioni e nei commenti, appunto, dei video su StreamYard. Vi ricordo comunque che su mobilevideomarketing.it/StreamYard trovate quelle che sono i set, diciamo, di grafiche, di overlay, esattamente come costruiti sulla base degli overlay che potete vedere qui, con i sottopancia, il sottopancia dell'ospite, eccetera eccetera, da poter modificare sia con Photoshop che con un altro programma gratuito che è linkato proprio in quella pagina che lavora su browser, per poter migliorare quelle che sono le vostre live. Con questo è veramente tutto, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere nei commenti quale tipologia di video, quale tipologia di trucchi, guide e approfondimenti vorreste vedere nei prossimi video, appunto, su questo canale. Con questo è tutto, ci vediamo giovedì prossimo per una nuova guida, un nuovo tutorial, e lunedì, mercoledì e venerdì alle 14 in live con Imprenditori in Video. Salute!